Prestavo servizio presso il pronto soccorso della città dove io opero, un'esagitata è entrata e ha incominciato ad aggredire. Per difendere il personale sanitario mi sono dovuto intromettere e io ho preso botte. È finito in ospedale? Certamente, con prognosi attesa. Nessuna tutela su niente. Mauro Galdi lavora come vigilante all'interno degli enti pubblici e spesso è stato vittima di aggressioni come quella raccontata. La sua è una delle tante storie emerse nel corso del presidio dei lavoratori della vigilanza privata in Piazza delle Istituzioni a Treviso. Poi c'è la testimonianza di Melania, mamma di due figli, presa a servizio di sicurezza per il trasporto valori. Lavoro dalle 8 alle 10 ore al giorno, a volte anche 12, racconta. Non hai la possibilità di poterli accompagnare a scuola, come non hai la possibilità di poterli andare a prendere a scuola, perché sai quando inizi. Sì, e non si sa mai quando si finisce. Lei, come gli altri colleghi, lamenta l'assenza di tutele sia sul fronte contrattuale che per quanto riguarda la sicurezza. Facciamo tante ore, non veniamo retribuiti per quello che dovrebbe essere e in più io ho grosse difficoltà per la conciliazione familiare, un problema che purtroppo oggi come oggi non ci permette di vivere in pieno. Non siamo tutelati su nessun settore, nel senso che comunque anche quando trasportiamo i nostri valori e siamo in mezzo a una strada e abbiamo delle difficoltà anche con i mezzi, soprattutto con i furgoni, non siamo tutelati. Quando uscite al mattino o alla sera per iniziare il vostro turno di lavoro, qual è il primo pensiero che fate? A mia figlia gli dico: papà non sa a che ora rientra stasera. Noi ogni volta c'è un segno della croce, perché diciamo sempre speriamo di tornare a casa e di non avere problemi, insomma, di non avere sinistri e quant'altro.